Massiccia partecipazione di addetti ai lavori e non solo alla quarta edizione di Terre del Sud, tenutasi a Caltanissetta. Un'iniziativa che ha portato alla ribalta nuovamente i piatti della cucina siciliana e la preparazione di quanti quotidianamente si impegnano nella realizzazione di pietanze ad autore. Il premio Chef Terre del Sud è andato a Stefano Savi, mentre ad aggiudicarsi il primo posto assoluto con il trofeo Terre del Sud è stato Christian De Simone. Vabbè, che dire, sicuramente siete in crescendo, c'è più gente, il livello dei lavori è più alto, state stretti proprio perché state migliorando tutti gli anni, assolutamente positivo, caro Stefano, meglio di così non si potrebbe fare. Io sostengo da sempre una cosa, l'uomo dà il massimo nel risolvere i problemi, è l'unica cosa che ci differenzia dal regno animale, no? La capacità di applicare l'intelletto nella risoluzione di un dilemma, quindi ben vengono i problemi, si riesce a risolverli così. Grazie, è un vero onore essere in Sicilia. Io lascio sempre un pezzo di cuore in questa terra e sicuramente è un'emozione grandissima perché si vede, si respira una passione incredibile in tutte le persone che ci lavorano. Un grazie speciale a Stefano Sanfilippo, veramente abbiamo fatto un progetto pilota con lui e abbiamo detto dai, proviamo a fare un governo provvisorio per vedere con questa presidenza regionale. Devo dire che veramente è stato fatto un lavoro splendido, un lavoro altamente professionale, sempre molto qualificante, un lavoro che riesce a creare una sinergia tra quelle che sono tutte le diverse tipologie delle nostre delegazioni in terra siciliana, per cui veramente un lavoro bellissimo che oggi trova il suo compimento e sicuramente si sposa in modo perfetto e direi che quello che vediamo è il compimento reale e perfetto, per cui grande soddisfazione per APCI Nazionale e speriamo di averlo dimostrato e con la nostra presenza qui, con la presenza del Presidente, con la presenza della nostra squadra nazionale, siamo venuti veramente tutti per rendere omaggio e dare onore a questa grande manifestazione. Quarta edizione Terre del Sud ci vede sempre con la 2 giorni dedita a tutti i professionisti, a tutti i professionisti del comprensorio, ma non solo, ma di tutta la Sicilia. Questo messaggio ad oggi diventa ancora più grande. Abbiamo ospitato la Nazionale Italiana dei Cuochi Apici, la direzione generale. Ma allo stesso tempo per la prima volta abbiamo fatto una gara al flambé con i maître che ci hanno, diciamo così, accompagnato in questi 2 giorni. Siamo contenti, siamo entusiasti, termineremo i lavori fra un pochino, ma inizieremo ancora dei seminari, dei corsi di formazione e tutto ciò che concerne, diciamo così, fino a conclusione di serata con la cena di gala e le relative premiazioni. Molta adesione, domani continueremo con i ragazzi dei centri professionali e delle scuole alberghiere e concluderemo la 2 giorni a Caltanissetta che ci vede anche un po' protagonisti sotto questo profilo. Allora, quest'anno abbiamo cercato, siamo stati alla ricerca di fare qualcosa che è quello che diceva l'amico Maurizio e quindi nella dedizione, nella pulizia, nel modo di porsi e nella gentilezza e nel coinvolgere i giovani, a questo punto, lo chef Terre del Sud 2015 è Stefano Savi. Cristian!